ai benemeriti cittadini martani va la tradizionale pergamena e la medaglia di ricordo, due simboli altamente significativi il cui valore sta nella motivazione che conferma la dignità profonda e sostanziale del nostro premio. Ai nostri prestigiosi ospiti va la targa premio Scrapante Città di Marta, poiché costituisca anche uno strumento di condivisione, dialogo e fraternità oltre i nostri confini. Iniziamo con i rappresentanti di tre grandi sodalizi orgoglio della città che diffondono allegria e speranza e onorano ovunque il nome di Marta. Prima fra tutte la nostra banda che abbiamo ascoltato fino adesso, tutti i maestri suonatori e le istruttrici delle majorette riceveranno la pergamena martana dalle mani del loro presidente. In loro rappresentanza chiamiamo sul palco a ricevere il premio il presidente Maurizio Severini, il direttore Marco Taschini e lo storico tamburino Franco Pesci. Leggiamo dunque le motivazioni. Maurizio Severini presiede con carisma e capacità organizzativa il complesso bandistico martano Edoardo Montesi, un sodalizio dalle eccellenti risorse artistiche efficacemente coordinate e orientate nello spirito di servizio alla comunità. Maurizio Taschini, musicista di grande talento, un attimo, sì. Marco Taschini, musicista di grande talento, dirige con autorevolezza il complesso bandistico intitolato Edoardo Montesi, che con la guida arricchisce di gioia grandi eventi e manifestazioni popolari e ovunque diffonde il lieto carattere martano. E infine il tamburino Franco Pesci, musicista appartenente alla banda musicale, svolge da oltre 50 anni una nobile e instancabile opera anche attraverso l'insostituibile ruolo di tamburino nella festività della Madonna Santissima del Monte, con un anime applauso e gratitudine. Consegna le pergamene Angelo Pugnoli. Sì, sì. Questa è una fotografia del 1969. 10 anni ce l'avevo. Nel 1969 prese le consegne come tamburino da Peppino l'americano Calandrelli Giuseppe, questo giovane rampollo che per 50 anni ci ha dietato con il suo tamburo la mattina della festa della Madonna. Grazie, grazie, grazie. Banda. Per i non martani c'è da dire che il tamburino è un qualcosa di più della stessa banda, perché è quella voce sonora che annuncia nottetempo all'alba l'inizio della festa della Madonna del Mondo, che si sveglia alle 4 di mattina. Ecco, c'è Maurizio Severini che vuole dire due parole. Sì, grazie, grazie, buonasera. Non posso non dire due parole a favore dell'organismo, del complesso del quale sono orgogliosamente presidente attuale. Dedico questa chiamata, questa festa, dopo oltre 100 anni di storia, al fondatore nostro Edoardo Montesi, a tutti coloro che lo hanno traghettato, portato, formato, i nostri maestri, fino ad oggi, sperando ancora di tirare avanti, perché io in maniera quasi agricola voglio definire il corpo bandistico come il trattorino che abbiamo sotto casa. Ah, serve di fare il giardino, ce l'abbiamo pronto. Serve di fare, ce l'abbiamo pronto. Serve di fare, viene il pesco per Don Roberto, ce l'abbiamo pronto. Ma non mi dilungo oltre. Volevo ricordare i tre senatori, io li chiamo così, ancora viventi, che per oltre 60 anni hanno portato. Sono l'ex pluripresidente Paoluccio Pesci, il capobanda storico Tommaso Chiatti, un famoso basso in fa Rodolfo Vita, un fricorno tenore Giovannino Ciarmatori, e con un pizzico di commozione non posso non ricordare il nostro carissimo ragazzo prematuramente che è venuto a mancare, bombardino, trombone, Luciano Conestà. Quindi grazie.
ti ringrazio. Lo dedico sicuramente, chissà se nel nostro pubblico c'è qualcuno che è transitato nella nostra banda. Questo premio lo dedico anche a qualcuno che ha iniziato, poi si è perso, ma anche se per un giorno o per due giorni è stato in banda o ha fatto la scuola di musica, sicuramente ha assolto un impegno suo, si è limitato nei giochi, ha dato problemi o soddisfazioni in famiglia. Quindi lo dedichiamo anche a quelle persone che si sono perse e chissà, voglia il buon Dio rifarla accostare al corpo bandistico. Grazie, mi dilungo, buonasera. Chiamo adesso... Ma io faccio, gli sto dicendo tutto, perché sicuramente chiamo il capobanda per il capobanda, vero capobanda che riceve i diplomi per poi, ma io c'è Riccardo per poi. Bene, e che li consegna appunto Angelo Brugnoni, tutte le pergamene. Queste pergamene saranno consegnate a tutti i componenti della banda nel corso della loro festa. Viva la banda di Marta, grazie, grazie, grazie. Ci raccomandiamo da... Attenzione a Fino. E mentre i componenti della banda si appropinquano verso... Anche senza microfono, sì. Voglio ringraziare il Giacomo che con impegno certosino ci ha portato qua. Amato, criticato, però ha fatto. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Anche dei fuori programma che fanno sempre bene, vero Cristian? Vero, vero. E come la banda, vanto artistico e culturale di Marta, sono due nostre compagnie di teatro. Tutti filodrammatici riceveranno la pergamena dai rispettivi presidenti che chiamiamo ora sul palco in loro rappresentanza. Per la compagnia teatrale Martana, Torino Castelli. Questa è la motivazione, Torino Castelli, oggi produttore della mitica Carnaiola, incarna lo spirito di iniziativa del carattere martano, sempre orientato alla creatività. Dalla sua storica edicola in piazza, dove per primo ha diffuso negli anni 70 il giornale Scrapante, fino alla fondazione della Compagnia Teatrale Martana, punto di riferimento artistico e culturale della città e della Tuscia, consegna la pergamena Romilda Mazzarolo. Vorrei soltanto fare un piccolo ringraziamento, vorrei qui vicino a me colei che è il factotum e la vera compagnia che tiene tutta la compagnia, Marina Sguazzino. Sì. Prego Marina, prego. Vorrei ringraziare anche tutti i componenti della compagnia che sono meravigliosi, si stanno impegnando al massimo. Abbiamo un attore nostro che ha finito di girare addirittura 3 film, che è Angelo Santoro. Un bel applauso. Complimenti, complimenti dunque. Non vorrei dimenticare che anche un nostro componente della compagnia, che è Vincenzo Pesci, che ha scritto anche, si dedica a scrivere delle commedie, e una l'abbiamo messa in scena poco tempo fa e abbiamo fatto due commedie e abbiamo fatto un grande successo. Abbiamo rappresentato quello che è la vita di Marta. Grazie. Aggiungo che da quest'anno la compagnia aiuta anche la scuola primaria mostrando degli spettacoli. No, io dico anche questo, scusate se non voglio, stiamo cercando se forse ci daranno, io mi sto dando da fare per fare il progetto scuola, dove praticamente se viene assegnato a noi faremo grandi cose. Grazie. Grazie particolare storico a
a Tonino Castelli, perché non tutti tra voi lo ricorderanno, ma Tonino aveva un'edicola in piazza e attraverso quell'edicola io ho avuto la possibilità e la fortuna, grazie all'entusiasmo di Tonino, di poter diffondere la prima edizione del giornale Scrapante. Grazie Tonino. Infatti il primo numero che è uscito a Marta è i giornalisti che abbiamo fatto. Ci siamo preoccupati nelle ricerche della storia di Marta, che abbiamo trovato delle cose meravigliose, che poi le abbiamo scritte sul primo numero, il secondo mi sembra Giacomo, di Scrapante, che è meraviglioso. Io ancora mantengo delle copie. Grazie. Grazie a te che hai appunto ricordato questa cosa che è molto importante per Marta. Era il 1973. Grazie, grazie, grazie. Passiamo ora a premiare la compagnia teatrale Il Sorriso con il presidente regista Gabriele Sarchi, che vediamo qui tra noi. Gabriele Sarchi. Guardate che incredibile, il paradosso. Io non fare i bagni occhiali. Questo è il paradosso. Coetanei, coetanei. Gabriele Sarchi, ottico e fotografo senese, affermatosi a Marta, ha coltivato la passione per lo spettacolo creando la compagnia teatrale Il Sorriso, nella quale confluiscono i talenti filodrammatici del territorio, con il nobile obiettivo di donare buon umore ad un pubblico sempre più vasto. Consegna la pergamena Ivaldo Sassara. Grazie, grazie a tutti. Per me è un grande onore ricevere questo premio, anche perché ho raddoppiato, questo è il secondo che prendo sempre. Noi abbiamo cominciato così, per scommessa, per gioco, 3 anni fa, e il 12 agosto scorso a Capodimonte abbiamo fatto la 30ª serata. Quindi per noi è motivo di grande orgoglio e ringrazio tutta la compagnia per la collaborazione e per il lavoro svolto. Grazie a tutti, grazie. E sì, ecco il Ivaldo Sassara che ti mette la medaglia. Ma dovevi chiamare sul palcoscenico? Sì, chiamo sul palcoscenico la persona più anziana che abbiamo in compagnia, nella nostra compagnia, che è Chiara Bonzano. Veramente grande attrice. E questo è il futuro, eh? Questa è la persona più anziana, quindi pensiamo ai giovani. Grazie di nuovo, grazie a voi tutti. Senza offesa, ma è pure la più brava. Grazie, attenzione al filo, perché uno è ancora il filo. I baci e gli abbracci di rito e passiamo avanti, perché avendo dedicato questa edizione in modo particolare al Teatro Martano, non possiamo dimenticare un giovane artista che non è più tra noi, ma di cui serbiamo il ricordo e al quale dedichiamo la pergamena martana con questa motivazione: Paolo Pesci. Nobile figura di giovane martano da tutti rimpianto, strappato all'amore dei suoi cari, dei tanti amici e dell'intera popolazione che lo apprezzava anche nella dimensione artistica espressa in appassionate interpretazioni teatrali. Ritira il premio il fratello Paolo di Paolo Gianluca Pesci con la mamma Maddalena, non so se è presente. Mamma Maddalena, che invitiamo a salire sul palco. Consegna la pergamena Davide Sassara. Ringrazio tutti del pensiero,
In particolare ringrazio la comunità martana perché in questi anni per noi difficili ci sono stati molto vicini. In particolare voglio ringraziare il parroco Don Roberto, che è stata una colonna portante in questi anni, e l'amica paterna di mio fratello Mara. Grazie. Schirinzi, cui dedichiamo la pergamena con questa motivazione. Marco Fabio Schirinzi, appassionato partecipe nella vita pubblica martana, nel volontariato e nelle iniziative culturali, valido collaboratore delle passate edizioni del premio Scarpante, ci ha lasciati quest'anno, ampiamente meritevole del nostro premio, lo riceve oggi nella grata memoria. Ritira il premio la figlia di Marco, Francesca Flavia Schirinzi, che invitiamo a raggiungerci. Segna la pergamena Susanna Kerchi. Scusate, è un po' molto particolare. Sono contento. Sono sicura che sarebbe stato contentissimo di ricevere questo premio per voi. Perché con voi ha passato gli ultimi anni dove si è sentito utile. Grazie. Grazie, grazie di cuore. E passiamo ora alle premiazioni dei nostri benemeriti concittadini, ricordando che con essi vogliamo premiare tutta la nostra comunità e l'esemplare carattere martano che accomuna i fratelli dell'intera Tuscia. Iniziamo invitando sul palco un autorevole martano, il generale Giulio Fedele. Generale. Giulio Fedeli, martano generale dell'esercito, ha compiuto una carriera esemplare, raggiungendo l'apice del grado, sempre esprimendo i valori della sua terra d'origine, arricchendone nelle sedi più elevate la conoscenza e il prestigio. Consegna la pergamena Consalvo Dolce. Solo poche parole perché purtroppo l'emozione talvolta prende alla gola, quindi non è facile parlare. Vorrei soltanto ringraziare in modo particolare il comitato organizzatore, che in particolare nella persona del presidente Malati e il sindaco di Marta come rappresentante del comune, per questo omaggio che mi è stato fatto. È stata una cosa che veramente devo dire improvvisa, inaspettata, perché dopo tanti anni che sono in pensione non avrei mai pensato di ricevere un premio per la mia attività che avevo svolto e che ho svolto. Però vorrei a questo punto dedicare questo omaggio, questo riconoscimento a un'altra persona che per me è stata molto cara, mi ha guidato, mi ha indirizzato, ed è un altro collega. Un collega che non c'è più, è il generale Giuseppe Fedeli.
Grazie Gerardo. Grazie. E ora la volta di Franco Stella, che invitiamo a raggiungerci. Franco Stella, esponente della numerosa e gloriosa dinastia dei cantanti martani che allietano le serate e i pubblici incontri, si distingue per la disponibilità collaborativa verso le associazioni locali, prova di disinteressato amore per l'arte e verso la comunità. Consegna la pergamena Stefano Furietti. Non pensavo di meritare tanto, io vi ringrazio, ringrazio in primis Stefano Furietti e tutta la Prologo, anzi proporrei un applauso per loro perché quest'anno hanno fatto veramente, veramente tanto. E mi auguro che nei prossimi anni continuerà così, anzi sempre di più. Grazie, grazie di nuovo. E dopo il cantante, un musicista, anche lui popolarissimo, Valentino Pesci, che invito a raggiungerci sul palco, non è proprio un palco ma tutto davanti a tutti voi. Ecco Valentino che arriva, accompagnato da un applauso. Leggiamo la motivazione mentre arriva Valentino Pesci, musicista versatile di grande talento, si è dedicato all'importante funzione di allietare in ogni occasione la comunità martana e i suoi ospiti, spesso con sacrificio personale e sempre con grande disponibilità e spirito di amicizia. Consegna la pergamena Antonio Lisoni, eccolo qua. Antonio, giriamoci. C'è un tête a tête tra Antonio e Valentino. Antonino ogni tanto mi ha chiamato qualche volta, io sono stato sempre disponibile, no, per cercare. È volontario musicista, oltre bravissimo musicista. Grazie. Grazie. Grazie all'organizzazione, non pensavo di meritare il... Messa la medaglia, sì, tutto quanto. Grazie Valentino, grazie. Fedeltà alle istituzioni e difesa dei diritti civili, la pergamena martana va a Fabio Conestà. Fabio Conestà, martano, attivo nella Polizia di Stato, fondatore del sindacato MOSAP, ha affermato nella sua funzione i valori della terra d'origine, espressi nella solidarietà e nell'assistenza verso vittime di violenza e popolazioni colpite da calamità. Consegna la pergamena Consalvo Dolci. Ecco. Allora, innanzitutto grazie al comitato organizzatore per questo prestigioso premio che accetto con piacere, anche se ritengo immeritatamente, visto che ti ringrazio Consalvo, insomma, per le belle parole poi che speso nei miei confronti. Diciamo che il mio è un sindacato, il sindacato che appunto ho creato, fondato un paio di anni fa, è un sindacato che va un po' oltre quello che, diciamo, è la normale attività che solitamente svolge un sindacato di polizia. Un sindacato che si occupa anche e soprattutto, oltre ai problemi legati alla categoria professionale che rappresento, si occupa anche di questioni che hanno comunque uno spunto sociale importante da sostenere, da mettere diciamo in evidenza, di attenzionare, come per esempio negli ultimi casi fatti importanti quali la morte della povera Pamela Pastropietro, questioni che riguardano anche le problematiche relative alle persone che in carcere soffrono una condizione che noi abbiamo attenzionato e che abbiamo portato alla luce dei cittadini per cercare di migliorare anche le condizioni di vita di chi è stato diciamo più sfortunato di noi per certi versi. Non mi voglio dilungare troppo, non voglio fare il sindacalista perché purtroppo questa è una peculiarità che mi appartiene da sempre, per cui non voglio annoiarvi con parole di troppo. Io comunque ringrazio tutti quanti per questo premio e spero di continuare a dare il mio contributo a questa comunità che amo e che appunto è il mio paese. Grazie, grazie a tutti. Con le foto di rito, la ripresa, con Salvo che mette
la medaglia. Grazie, grazie Valentino, grazie, grazie. Saluto Fidel Banca Bauna che ci ha raggiunto nell'aula consigliare. Quando la politica significa sincero impegno per il bene comune, merita la riconoscenza di tutti noi. Chiamiamo sul palco Renzo De Grossi. Renzo De Grossi, stimato amministratore martano, ha sempre partecipato alla vita pubblica con grande passione, dedizione e amore per la sua comunità. A lui si deve il coraggioso tentativo di ripresa editoriale del giornale Scrapante, obiettivo tuttora vitale ed essenziale per la comunità martana e della Tuscia. Consegna alla pergamena Franco Frigo. Dei giorni passati in questa aula ne sono passati tanti, ne ho passati 25, forse il più anziano, 25 anni che ho passato nel Consiglio Comunale, dopo che è Torino. Comunque io vi ringrazio a tutti quanti, ringrazio il comitato per questo premio, forse non meritato, ma diciamo che il Renzo, ecco la pergamena. Foto di rito, riprese. Grazie, grazie, grazie. Marta è ricca di bravissime artiste, nei prossimi anni le prevedremo tutte, quest'anno le rappresenta Angela Guggino, che invitiamo a raggiungerci. Leggiamo la Angela Guggino, pittrice di riconosciuto valore, esprime nell'arte l'amore per la nostra Marta. Le sue opere hanno arricchito la grande manifestazione popolare sacra del Lattarine del ventennale del gioiellaggio con San Marcellano Anforé. Angela Guggino è lontano da Marta, per lei ritira il premio il marito. Consegna la pergamena con Salvo Dolci. Io cosa posso dire, ringrazio tutti, buonasera, grazie. Per la sintesi, foto fatte, bene, andiamo avanti. Marta, grazie. Marta è stata sempre sostenuta dalla saggezza e dalla capacità delle sue donne, tenaci e intraprendenti, come Liliana Meccoli, che invito a venire qui sul. Liliana Meccoli, viene il figlio Maurizio Meccoli. Leggo la motivazione di Liliana: prima parrucchiera di Marta, modello di laboriosità e di professionalità, gentilezza e cordialità, doti tipiche delle genti martane, valorizzate da un'imprenditorialità tutta al femminile. Consegna alla pergamena Antonio Lisoni. Grazie a tutti. Molto sintetico anche lui, grazie, grazie. Recuperiamo sul tempo. E lavorare insieme è sempre un valore in più, se poi sono due donne, per di più madre e figlia, i valori sono maggiori. Giuliana Paolini e Michela Andrea. Questa è la motivazione: madre e figlia unite nella gestione di uno storico atelier martano sono esempio di laboriosità e di professionalità, gentilezza e cordialità, doti tipiche delle genti martane valorizzate da un'imprenditorialità tutta al femminile. Consegna la pergamena Romilda Mazzarolo.
in medaglia. Ringrazio il comitato sentitamente. Grazie anche loro per la sintesi del pensiero. E andiamo avanti. Dunque, anch'esse madre e figlia e anch'esse parrucchiere, con la stessa motivazione delle precedenti, Felicetta Calandrelli e Alessandra Meccoli non possono essere presenti, e ritira il premio Maurizio Mezzetti, che invito a raggiungerci qui sul palcoscenico. Maurizio è uscito, non c'è, e quindi avrebbe consegnato, lo rimandiamo a dopo. Andiamo avanti con il premio La nostra gloria, un poeta senza confini, Giuseppe Chiatti. Con il nome di Liano, noto anche per l'instancabile lavoro organizzativo di emozionanti manifestazioni, ha conseguito i più prestigiosi riconoscimenti nazionali, portando i valori della tradizione martana nei più elevati consessi culturali. Consegna la pergamena Stefano Furietti. Pergamena e medaglia. Ora proprio la vergatura del poeta, prego. Che dire? Per i poeti è più semplice scrivere che leggere oppure parlare in pubblico, assolutamente. Io mi trovo molto più a mio agio con la carta e la penna. Però vorrei ringraziarvi per questo ambito riconoscimento, ma vorrei ringraziarvi soprattutto a nome non tanto mio quanto della poesia, perché la poesia è un'arte che non ha riconoscimento, non ha platee, è un'arte che quasi sempre un po' riservata agli addetti ai lavori, ma non dovrebbe essere così, non dovrebbe assolutamente essere così, soprattutto in questo mondo di oggi che va così di fretta, così veloce. Io credo che sia proprio la poesia che dovrebbe darci quell'input di fermarci un tantino e riflettere soprattutto della nostra esistenza, sulla nostra esistenza e a cui l'uomo tende poi, no? E la poesia come lo fa questo? Lo fa dandoci la possibilità di scandagliare proprio la nostra interiorità, perché è quasi sempre messa da parte, così, abbandonata. No, quello che mi viene in mente è proprio riferito alla poesia, e la poesia, ecco, ripeto, fa questo proprio dandoci questa possibilità. Clemens Brentano, che è un grande poeta scrittore tedesco, però anche di origine italiana, lui definiva, poi infatti lui ha definito la poesia la sorella sfortunata della poesia, cioè la pazzia è la sorella sfortunata della poesia, e Dio sa quanto è vera questa cosa. A me è piaciuta molto questa definizione, perché credo che sia proprio la poesia tramite la quale noi possiamo spingerci proprio ai confini di quello che è la razionalità, ai confini dove la realtà poi comunica con ciò che per noi è sconosciuto. Ecco, tutto qui, ho finito, solamente per sommi capi, però questi sono argomenti che ci vorrebbe molto molto più tempo, perdonatemi. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe, grazie. Poco diritto, grazie, baci con Don Fabiano, con Don Roberto, ecco. Andiamo avanti dunque. Allora, questa è una piacevole scoperta che ho fatto quest'anno passeggiando sul lago al Borgo dei Pescatori, ci tengo a dirlo. Solca il lago e quando torna a casa scrive. Suo è un recente e affascinante libro intitolato L'isola di Maria Maddalena,
Paolo Fanelli. Dov'è Paolo? Arriva, eccolo, ecco. E mentre arriva Paolo Fanelli, pescatore e scrittore martano ispirato dall'amore per la sua terra, il suo lago e la sua isola, percorre i nobili sentieri della narrazione storica con acuta originalità e fervida passione, consegna la pergamena Susanna Kerchi. Rosario Faino, ho sbagliato la scaletta. Grazie, grazie. Qui si cambia. Susanna Kerchi. Aspetta, qui la medaglia. Prego, grazie. Ringrazio il popolo martano per aver posto l'attenzione sul mio lavoro. Grazie. Un abbraccio. In poche parole, ma concreto. Ed ora un omaggio ai protagonisti della nostra memoria, grandi ricercatori e testimoni che hanno ricostruito la storia di Marta. Parliamo di Enrico Fucini e i compianti Fulvio Fanelli e Vittorio Angelotti. Attenti studiosi delle memorie storiche, attraverso un lungo lavoro di ricostruzione e di interpretazione dei verbali consiliari, hanno contribuito in modo decisivo a recupero e alla definizione dell'origine e dell'identità popolare martana. Vediamo dunque Enrico Fucini, Mauro Fanelli, il figlio di Fulvio. Oltre ovviamente a Consalvo Dolci. Ah, e per Vittorio Angelotti ritira Consalvo Dolci, che è nipote. La medaglia, la pergamena, ecco qua. Come no, Antonio? Io spero di interpretare appunto anche la volontà di molti cittadini martani. Molti non sanno, ma il maestro Fulvio, il padre di Mauro Fanelli, Vittorio Angelotti, lo zio appunto di Consalvo, e Enrico Fucini hanno dedicato maggiormente tutto il loro tempo libero e non, perché Enrico era appunto volontario non solo presso lo Stato del Vaticano ma aveva pure un'oreficeria, loro erano in pensione, Vittorio Angelotti ancora non era in pensione nel lontano 1989, quando hanno iniziato a fare i topi di archivio. Che significa? Sono andati alla ricerca dell'archivio storico di Marta e hanno estrapolato da quelle immagini, non tanto dalle note trascritte, ma dalle immagini hanno estrapolato tutti gli avvenimenti più importanti della cittadina di Marta. Ne cito soltanto uno, quello del 13 febbraio 1703, del famoso terremoto che ha riportato in uno dei 6 volumi che loro hanno scritto. Per questo mi sento in dovere, come ex amministratore, che l'hanno fatto durante l'amministrazione appunto che io presiedevo, e come amico personale di Vittorio, di Fulvio e di Enrico, appunto a nome di tutti i cittadini di Marta, di ringraziarli perché hanno lasciato dei ricordi molto importanti per capire quello lì che è stata la cosiddetta cittadinanza martana negli anni trascorsi, nei secoli trascorsi. Quindi un grazie dovuto non solo da parte mia ma anche da tutti i cittadini di Marta. Grazie a tutti. C'è un aneddoto di mio padre che voglio riportare perché questa cosa mi commuove sempre profondamente. Sapete, avere un padre importante per noi figli è un casino, perché il confronto è sempre impari e noi appunto 4 figli abbiamo vissuto questo tipo di disparità. Però abitavamo qui in piazza, adesso dove sta Otello, dove ci sono appunto i camere in affitto, l'albergo. E un giorno fermai mio padre in sala e gli dissi: babbo, scusami, per quale, avevo 12 anni, per quale motivo ti dedichi poco alla famiglia e più agli altri? Questa cosa mi vibra dentro come un'armonia, come un'armonica.
perché lui mi rispose: vedi Mauro, tu hai la tua famiglia, hai le persone che ti vogliono bene, c'è tanta gente che ha bisogno di questo, e allora ritengo opportuno dedicarmi a loro. Questa cosa a distanza di tempo me la porto dietro come un'eredità straordinaria, perché ho capito una cosa, senza rubare il ruolo a Don Roberto, che quando si amano gli altri e non solamente una persona. Questa è la cosa straordinaria, il segnale che mi ha lasciato mio padre. Vi ringrazio. Io ringrazio Tonino Lesione qui presente, dopo aver ringraziato chi mi dà questo premio, e con gioia lo accetto. Torino Nisoni, mentre era amministratore, ha pubblicato 3 libri che abbiamo fatto noi, un quarto l'ha pubblicato Morelli, ma di libri da pubblicare ce l'abbiamo 20, tutti sulla storia di Marta. Noi siamo stati i primi che abbiamo messo prima un ditino, poi tutta la mano, poi tutti noi stessi, con il maestro Fulvio e Vittorio Angelotti 20 anni, con Vittorio Angelotti 25 con me, e io sto continuando ancora. Marta, che è una piccola terra, una grande storia, se poi ci aggiungiamo quella dell'isola Martana, ha una storia immensa. Pochi posti piccoli come l'isola Martana hanno la storia che è l'isola Martana. Voi pensate che sono successi? Addirittura noi abbiamo trovato 2 processi per stregoneria sull'isola Martana. Nessuno lo sa. Sono usciti fuori da queste nostre ricerche tantissime notizie sbalorditive che per me non dovrebbero rimanere a casa mia o di Gonsalvo o di Mauro, dovrebbero essere messe alla portata di tutti. Io chiedo al sindaco di pubblicare qualche cosa, di aiutarci, come ha fatto Tonino, che non solo ha aiutato, che ci ha pubblicato 3 libri, ma ci ha incentivato, ci ha dato le chiavi dell'archivio, noi andavamo su tutte le sere. Voi pensate che noi, con il maestro Fulvio, per 20 anni abbiamo 3 ore al giorno messo a disposizione della nostra vita per tradurre queste carte che erano illeggibili, illeggibili. Ma ci sono, noi abbiamo trovato per esempio dei processi boccacceschi, civili e processi che di condannati c'erano, ma ce n'è qualcuno veramente bello adesso, perché voi siete staccati, se non ve lo raccontavo una, ma sono veramente i processi boccacceschi, civili e criminali. Quelli boccacceschi sono superiori al boccaccio. Se il sindaco ce ne pubblica, vedrete quello che sentirete. Abbiamo capito. Comunque, grazie a tutti. Grazie, dico che sia di buon auspicio questo. Ecco, il sindaco. Non ho una casa editrice, possiamo pubblicare, non il sindaco, la comunità Martana, non la casa editrice. Non vogliamo la casa editrice, vogliamo 5.000 euro per pubblicare qui. Intanto facciamo l'intervista, Enrico, che ti sto chiedendo ormai da 10 anni. D'accordo, promesso. Fare conflitto di interessi, prenditi il premio, e questa è la cosa importante. Grazie, grazie, grazie. Passiamo all'altro premiato velocemente, tutti lo conoscete, è un vero campione nello sport e soprattutto nella vita, Maurizio Castelli, che invito qua. Maurizio, eccolo. Caro Maurizio, ciao. La motivazione: Maurizio Castelli, motociclista fin da giovanissimo, ha coltivato la sua passione oltre ogni ostacolo, con incrollabile determinazione e straordinari risultati. Esempio luminoso di coraggio, speranza e tenacia. Consegna la pergamena Paride Sassara. Grazie, grazie mille, soprattutto alla Proloco e anche a Paride, che diciamo, insomma, sempre tifato per me. E non me l'aspettavo, scusate il disabile, che vengo da lavoro e poi devo riscappare per andarci. Quindi grazie mille a tutti e continuiamo, vediamo che facciamo l'anno prossimo. Grazie.
Torniamo ora alle nostre glorie contemporanee. Chiamiamo sul palco il fotografo Mauro Pesci. Da fotografo amatoriale si è trasformato in interprete originale dell'iconografia martana, mettendo la qualità estetica ed evocativa delle sue immagini al servizio dell'editoria locale, esaltandone l'intrinseca attrazione. Consegna la pergamena Antonio Lisoni. Mauro? Sì, le parole io ringrazio tutti quanti del riconoscimento, diciamo, che comunque era inaspettato. In particolare comunque vorrei ringraziare chi mi ha dato la possibilità di esporre le mie creazioni, da Susanna, Tonino, la Proloco, che in questi ultimi anni, insomma, tra mostre e altri tipi di opportunità, insomma, diciamo che mi hanno dato un incoraggiamento a proseguire più che altro la mia attività, diciamo, la mia passione. Ok, grazie a tutti. Grazie a te. E andiamo avanti velocemente. Lo spirito di appartenenza si esprime con i fatti, questa è la vera solidarietà. Ed è la storia di Dino Ido Piovani. Prego, Dino Ido. Eccolo, Dino Ido Piovani, noto a tutti come l'Aquilone, sempre impegnato con spontaneità e dedizione nelle iniziative di volontariato, attivo in molte associazioni, sempre a disposizione dei cittadini martani, vero esempio di generosità e attaccamento alla comunità. Consegna la pergamena Ivaldo Sassara. Bravo. Tutta meritata. Ringrazio la professione Alberto, e poi ringrazio quello che mi ha premiato, che siamo 50 anni insieme nel volontariato e tutto, specialmente nel calcio e Sagri. Grazie a tutti. Grazie di noi. Salve. È di Capodimonte, ma è ormai martano d'adozione, basta guardare le magistrali foto che con amore ogni giorno diffonde, ma soprattutto è la sua voce che suscita ovunque entusiasmo. Parliamo di Roberto Meatta. Roberto Meatta, cittadino della Cuscia, dotato di sensibilità artistica non comune, esempio di impegno e volontà creativa, sincero amico della comunità martana, tenore lirico stimatissimo, ha sempre animato il premio Sgrabante con le sue alte interpretazioni. Consegna la pergamena Angelo Prugnoli. Medaglia. Medaglia. Roberto Meatta. No, ma che gli dai la voce? Già. Se ne approfitta. Canta tutta l'opera. Allora, Roberto Meatta doveva prendere il primo Scarvante già nel 2016. E poi ha fatto finta di sentirsi male, perché dice: ma io canto, perché devo prendere il premio? Voglio cantare. Insomma, il premio non se l'è preso, gliel'ho conservato insieme alla medaglia e gli do pure questo. Due! Dopodiché lui dice: voglio cantare. No, a te. Voglio cantare tutta la Traviata e tutta Marta, perché voi sapete, qualcuno se ne ricorda, che io ho scoperto che c'è un'opera che si chiama Marta, che era l'opera più celebre nel 1800, e abbiamo cantato un'aria con lui nelle precedenti edizioni, straordinaria. Adesso lui la vorrebbe fare, ma io gli ho detto: ci abbiamo fretta, perché dobbiamo premiare un sacco di altre persone, non puoi farci sto scherzo. Però siccome lui rompe i vetri, gli do tre note, non di più, Roberto, tre note, dai. Bello sì, che il mio cor ansioso lei volo, Marta, Marta, tu sparisti, e il mio cor col
spiego perché. Spiego io. Voleva l'orchestra perché dice, io non ci credo, dice ho bisogno del do perché il do mi dà il lancio. Io gli ho detto fallo a cappella, lui non ha capito che volevo dire, non ha capito che volevo dire e si è dato tutto in uno suè. A rifallo, vediamo un po' se ti viene. Vi spiego una cosa. Io il 14 dicembre sono uscito. Lo dico io. È stato, lo possiamo dire, in coma per tanto tempo. E qualche cosa gli ha provocato questa cosa, no? Non è che. Lui si definisce un sopravvissuto, probabilmente lo è, però lo vedo in carne, perché lui ha gli asinelli, ha le mucche, ha le cose, quindi non gli manca niente e si è ripreso subito, non sta riconquistando la voce. Piano piano ritornerà a cantare l'opera intera. Quando ricomincerà lo inviteremo per fare un concerto. Per adesso hai fatto tutto quello che potevi fare. Ringrazio a tutti perché per me è una giornata particolare dopo quello che è successo al mio corpo. Bravo. Grazie Roberto, grazie. Prendi le pergamene doppie. Roberto Meazza, grazie, prendi tutto, non ti scordare niente, gli occhiali. Non sono tuoi. Bene, andiamo avanti. Negli ultimi tempi Marta ha adottato anche una giovanissima scrittrice dal comune fratello di San Lorenzo Nuovo e che, guarda caso, condivide il nome della nostra patrona, Santa Marta. Una scrittrice che dopo la presentazione del suo libro, che trovate disponibile in sala, ecco c'è la mamma che si è alzata in questo momento, nella nostra sala consigliare, ha visto ovunque riconosciuto il suo valore letterario, unito a una straordinaria umanità espressa nella dolorosa ma fervida vicenda familiare. Marta Spigaglia. Lei con la motivazione, giovanissima scrittrice di San Lorenzo Nuovo, ormai anche martana di adozione, ha rivelato il suo talento attraverso la pubblicazione di un libro straordinario incentrato su una, appunto abbiamo detto, dolorosa storia familiare affrontata con indomito coraggio, incrollabile speranza ed esemplare volontà. Consegno la pergamena a Susanna Cherchi e Rosaria Faina. Marta, sei su? È in sala anche la mamma di Marta e il fratello. Dedichiamo un applauso a questa famiglia straordinaria. Marta, sei su? Buonasera a tutti. Io ho scritto questo libro perché ho un fratello disabile di 15 anni che vedete qui in mezzo alla sala e che si è un po' stancato perché ha assistito a tutta la premiazione e si è un po' stancato e ho scritto questo libro perché Luigi è stato danneggiato da un intervento chirurgico quando aveva 11 mesi e io ho deciso di riscattare il suo silenzio attraverso le mie parole. Vorrà dedicargli con questa motivazione. Tommaso Gentili, illustre martano nel ricordo della amata moglie Cesira Dolci, divenuto nobile e generoso mecenate del paese natio con borse di studio e altri notevoli contributi anche per ridare vita alla sala ex cinema e per un rinnovato slancio a grandi iniziative sociali e culturali. Con questo ultimo riconoscimento ad un grande martano che sta aiutando moltissimo la comunità martana attraverso delle sovvenzioni, dei finanziamenti, di borse di studio e di altre grandi iniziative, ultima ma forse prima, quella che ci aiuterà a portare a nuovo splendore la sala cinematografica martana che diverrà, speriamo,
un grande centro di attività culturali alle quali saranno associati gli ospiti martani di questa sera, che fra poco verranno premiati, perché noi desideriamo che Marta diventi un centro dell'attenzione di tutta la Tuscia, e la sala ex cinema forse ci aiuterà anche in questo. Quindi Tommaso Gentili va riconosciuto e lo faremo anche per questo. A questo punto devo annunciarvi ciò che forse avrete già capito: abbiamo quattro illustri ospiti che ci hanno onorato con la loro presenza. Vengono da Roma e da Soriano del Cimino, sono importanti giornalisti, grandissimi giornalisti e artisti che ci onorano con la loro presenza, ma non solo, sono la testimonianza dell'affetto nei confronti di Marta e dell'impegno a lavorare con noi se faremo delle cose buone in futuro. Passo la parola a Emanuele e vado a prendere i riconoscimenti. Bene, grazie Giacomo. Dunque, grazie. La tradizione del nostro premio, il premio Scapante, prevede nel finale dei particolari riconoscimenti a personaggi che fuori dai nostri confini hanno espresso e condiviso i nostri valori attraverso importanti opere o affermazioni di alto rilievo nella vita professionale, culturale e naturalmente della comunicazione. Personaggi meritevoli e soprattutto amici della Tuscia e di Marta, che certamente daranno un altro contributo alle iniziative che nel prossimo futuro animeranno il nostro territorio. Siamo convinti che anche la nuova sala d'arte, l'ex Cinema Roma, del nostro comune, che presto tornerà al suo giusto prestigio, sarà il centro di questa azione ricreatrice. Questo è l'impegno insito nel premio Scrapante Targa Città di Marta, un'antica creazione unica che raccoglie e diffonde in una semplice immagine tutti i nostri valori. Sale sul palco Enzo Trifolelli. Enzo Trifolelli, colto e appassionato fotografo di Soriano nel Cimino, ha saputo valorizzare la propria originale ricerca artistica denominata fototempismo, oggi riconosciuta disciplina di una manifestazione biennale di crescente successo e indiscutibile richiamo. Ecco il sindaco Lachini con pergamena e medaglia, e Don Roberto che consegna il premio Scapante. Grazie. Enzo, aspetta, forse aspetta le foto di rito, forse ecco. Solo per un esempio, ci sono ai quattro lati quattro immagini dell'opera di Enzo Trifolelli e della grande mostra che ha animato per un mese Soriano del Cimino. Sono le immagini del proprio tempo. Anzitutto vedo con spettacolarità che il popolo di Marta fa delle bellissime cose. Questo devo complimentarmi, perché non in tutti i paesi succede questo. Quindi mi complimento ancora con il sindaco, che dopo tanto tempo ha dato vita di nuovo a questo premio, e mi complimento ancora con Giacomo e i suoi figli, se non con tutta la giunta comunale. Grazie di avermi concesso e dato questa possibilità, esponendo qui delle mie opere, e vorrei ringraziarvi con un dono. Grazie. Questo è un piccolo dono inteso con un certificato di originalità di questa tipologia di fotografie che sto facendo da diversi anni, che Giacomo ha potuto vedere al di là della linea rossa, al di là di quello che è l'Accademia dell'Arte. È andato un pochettino oltre. Questo io gli devo fare i complimenti. Grazie Giacomo. E ancora Giacomo, per te questa opera, che spero faccia piacere a te e la tua famiglia. Ancora vorrei lasciare al sindaco questi due volumi
di cui parlerà. No, no, c'è anche per l'assessore. Per l'assessore. Sì, 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 sì. C'è anche per l'assessore. E non solo, abbiamo anche per eventuale biblioteca del comune oppure laddove voi riterrete opportuno. Io sono a disposizione, sono veramente felice di questa circostanza e non faccio altro che ringraziarvi. Il metodo fotografico di Enzo Pirfolelli intende raccontare la storia degli Etruschi attraverso una tecnica di immagine che sovrappone e rassomiglia più di una immagine insieme, in modo da diventare tempo che scorre, e quel tempo è il tempo che ci separa dall'epoca degli Etruschi ai nostri giorni. Due parole ancora, posso farlo? Benissimo. Allora, volevo dire che questa tecnica, cioè è diventata tecnica, ma è un concetto di fotografare, cioè quello di fotografare lo spazio e il tempo con un solo scatto fotografico, un solo atto fotografico e senza manipolazioni come è consuetudine oggi fare con Photoshop. Quindi queste immagini sono in macchina direttamente sul sensore. Io giro intorno, giro nello spazio con la macchina con l'obiettivo aperto, facendo delle soste e delle riprese e ancora soste a seconda della creatività di quel momento per raffigurare queste immagini. Queste immagini, l'ultimo lavoro è sugli Etruschi, ho fatto, come alcuni dicono, rivivere gli Etruschi, tanto è vero che c'è un certo movimento, il movimento che dà vita a queste immagini, quella vita che secondo parte con un'immagine istantanea cessa nel momento in cui si fa. Grazie ancora. Grazie Enzo, Enzo Tricolelli. Invitiamo ora a raggiungerci qui Cristian Paoloni. Ciao a tutti. E il noto. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Cristian documenta tutto sempre, ovunque. Anche con il Papa. Grazie. È noto come il salutatore, incarna l'essenza di un giornalismo paziente, tenace, essenziale e benaugurante. Ormai celebre nel ruolo in cui ha coinvolto i più famosi personaggi, interpreta la notizia attraverso il nobile scambio del saluto, simboleggiato dalla manina consegnata tra gli altri a Papa Francesco. Grazie Cristian. Io Emanuele sono molto onorato e contento di questo premio veramente importante, prestigioso per questa città di Malta, che comunque fa oro di questo premio sgradante, e sono veramente contento di essere qui con tantissima brava gente, e grazie di questo premio che veramente mi emoziona. Grazie. Volevo dire che il nostro conduttore ha detto che ha consegnato la manina a Papa Francesco, ma non è così. Papa Francesco ha agitato la manina datagli dal salutatore. Ma tu lo sai che c'è un rappresentante ufficiale di Papa Francesco? E che aspetti? Io lo seguo, l'ho visto con la maglietta, l'ho visto. Ma che aspetti la manina? Esatto. Quante cose si scoprono? Io vorrei approfittare e arrivare la manina alla città di Malta, e ovviamente la do al sindaco in rappresentanza di Malta. Vai. Ecco la manina, questa è per la città di Malta. E adesso vorrei fare un saluto a tutti gli abitanti di Malta, a tutti i simpatizzanti e al gruppo Marte e Dintorni, che segue con grande amore Emanuele. Grazie, questa è una cosa che mi onora, ha detto la tua. Grazie, onora a me, e vi invito ad avvicinarvi vicino a me tutti quanti sulla mia destra. Ecco qui, prego, anche Daniele, in maniera di prendere chi più possiamo e chi, ecco qua. Allora, io adesso faccio, anzi insieme a voi, il saluto a tutti i tifosi, i fan, i simpatizzanti
di Marta. Salutiamo tutti quanti. Ciao! Direttamente dal comune di Marta, premio Scavante. Ciao! Evviva Cristian, grazie di questa diretta. Grazie a voi. E adesso lascio il seguito agli altri premiati. Tra poco sarà vista in grazie. Nello spazio del Salusatore. Lo riceverete. Grazie ancora. Andiamo avanti e invitiamo a raggiungerci Emilio Orlando. Grande cronista, sempre coraggiosamente in prima linea, presente con le sue analisi e i suoi commenti nelle pagine di giornali nazionali e televisione, svolge la professione di giornalista con un elevato senso di dignità professionale nel rispetto delle persone e nella esclusiva ricerca della verità. Allora, grazie per avermi invitato, ringrazio l'amministrazione comunale, Giacomo Carioti, il parroco, Don Roberto. E il grido d'allarme che oggi proviene dal giornalismo è appunto questo. Si è parlato di la poesia come figlia della poesia. Oggi il giornalismo è il figlio prodigo della società. Quindi ecco, per riferirmi alle parole di Don Roberto, quindi ecco, dovremmo rientrare in quei canoni che si sono persi. Ritornarci come? Ripartendo appunto dalla cronaca locale. Ecco, quindi oggi su Marta ho sentito storie bellissime come la storia dell'isola, i processi fatti sull'isola e i misteri. Ecco, appunto dal locale c'è la possibilità di rilanciare quello che a livello nazionale oggi è diventato soltanto spettacolarizzazione e TV del dolore. Grazie. Grazie Emilio, grazie. Capisco che siamo tutti accaldati, ma siamo al gran finale. Abbiamo un amico, un maestro, lo conoscete tutti, Fidel Banga Bauna. Bene, Fidel. Leggo la motivazione. Fidel Banga Bauna, celeberrimo giornalista televisivo tra i più noti amati a memoria e anchorman dei TG nazionali e non, è da sempre amante della Tuscia, cui ha dedicato innumerevoli studi e servizi alla RAI, testimone vivente di un'integrazione sociale lontana dalla propaganda ed oltre ogni pregiudizio attraverso la semplice e grande umanità. Fidel Banga Bauna, grazie Fidel. Wow. La targa. Sì. Questa è la pergamena e questo è il premio. Fidel, ci dici qualcosa? Ti tengo il premio perché è tutto insieme. Grazie. In questi tempi i premi sono ambiti. C'è chi li riceve freschi, come questi, sinceri. C'è chi si fa scaricare addosso un bastimento di uova marce. Non credo che sia questo il caso. Io vorrei tanto ringraziare, partendo dal basso, perché la persona che sento tutti i giorni e più volte al giorno, e anche quando non lo sento perché leggo quello che pubblica su Facebook sulla Tuscia e quelli che vivono la Tuscia. Salgo di un gradino e vado dal direttore Giacomo. Se non fosse per una signora che si chiama Federica Ciripicchio, non avrei scoperto che voi eravate discendenti della persona. Voi siete quindi in conflitto di interesse. No, rimaniamo in tema. Questo è il comune che comunica di più in tutta Italia, dai tempi di Pasquino. Se voi vi ricordate Miseria e Nobiltà, un ruolo che viene dato a Totò di mettersi in piazza e scrivere, è quello che ha fatto il vostro avo, questo signore.
quelli che non sapevano né leggere né scrivere, ma potevano venire da lui, confidare a lui le loro angustie, lui ci dava forma e andava da colui che tutta la città o nella sua maggioranza aveva eletto, cioè il sindaco. Adesso sono cambiati i tempi, tutto al più possono venire a chiedere una casa editrice per sono i social che pungolano, ecco, ecco. Quindi io ho scoperto che voi siete discendenti di costui. Marta è andata come località in giro per il mondo per quello che ha da mettere sul tavolo, cioè a tavola, nei piatti. Voi vi siete sostituiti a un'isola che ha con tanta storia, servendo lo spirito delle persone, il sapere, il cervello delle persone, partendo dal vostro avo. Mi sento commosso. Passavo di qua, tornavo dai miei amici sindaci, da Acqua Pendente a San Lorenzo Nuovo, erano tutte donne, mia moglie sa, no, meno quella di Acqua Pendente, però Pugnaloni li ho seguiti, e quello di Capodimonte. E si mangiava il pesce, si mangiava il pesce, anche a Marta, ma a Marta ho scoperto che si mangia anche il sapere. Grazie. Grazie a voi. Dario Banca Comune prende il premio, grazie. Certo, grazie Fidel, forse il Presidente vuole aggiungere qualcosa in conclusione? Beh, io dico che avere avuto ospiti come quelli che abbiamo avuto questa sera, che ci hanno onorato della loro esperienza in tutti i campi della comunicazione, perché la fotografia di Enzo Trifolelli è comunicazione, il gioco apparente di Christian è comunicazione estremamente aggiornata, quella di Emilio Orlando è una comunicazione impegnata verso la valorizzazione della persona umana nella sua dignità, quella di Fidel è una comunicazione che trasmette la fiducia nel presente e nel futuro, perché si intravede in ogni sua parola, in ogni suo concetto che esprime, la riflessione, non parla tanto per parlare, parla sapendo ciò che dice, e quello che dice ci insegna qualcosa. Grazie Fidel. Odio gli applausi. Voglio dare modo a colui che chiamo direttorissimo e a colui che chiamo dottorissimo, ma davanti a voi non farò questo, perché qui mi hanno fatto sentire in famiglia. Basti pensare che questo signore del premio ha qualcosa a che fare con loro, non solo l'anagrafe, ma anche dal punto di vista della biologia o dell'ematologia. Va bene, chiudi. Grazie Fidel, grazie anche a sua moglie che ha avuto la pazienza di stare insieme a noi, e lascio al sindaco la parola, ma innanzitutto vi prego di rimanere, perché credo che Susanna abbia pure previsto un bicchiere di cannaiola e un tozzetto per uno. Se non basta, fate a metà. Lascio la parola al sindaco per la chiusura. Grazie a tutti, veramente, grazie Giacomo, grazie a tutti i convidati, grazie a Emanuele. Io purtroppo devo lasciarvi il tozzetto con cui lo potrò assaggiare, perché impegni strutturali devo dirgli a carino. Grazie veramente a tutti, grazie Fidel, grazie direttore, grazie a Trifolelli, grazie al Soldoni, grazie a tutti a voi. E arrivederci all'anno prossimo, certo. Speriamo al cinema. Grazie, buona serata. Al cinema, premio Gavante. Due battute finale, certo. Abbiamo visto il premio
Bellissimo, strapante. Hai visto che bei premi, Pergamene, il premio fatto quello fatto dalla scultura. Fatto, grazie, ecco, ragazzi. Maniera, arrivato. Veramente bravi, complimenti, ecco la manina. Senti qua, manine che suonano. Ecco qua la manina. Ecco. Giacomo, eccolo lì. Ecco qui, conclusione di questo premio, grazie ancora, veramente bello. Cioè, che vogliamo dire? Grazie Cristian, tu hai portato una ventata di particolare novità e gioia, e quindi di questo ti ringraziamo, perché di questo tutti quanti noi abbiamo bisogno. Grazie ancora. Ciao a tutti, so che siete tanti là. Venite a Marta. Ciao. A Marta, ciao.